Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono mandorle pelate, fecola di patate, zucchero, uova, amaretto di saronno, scorza di limone, sale e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mandorle, la fecola, 50 g di zucchero e la scorza di limone. Ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Mettiamo da parte il trito di mandorle. Posizioniamo la farfalla sulle lame. Aggiungiamo le uova. Lo zucchero. E il pizzico di sale. Ed azioniamo il bimby per 5 minuti a velocità 4 senza misurino. Togliere la farfalla dalle lame. Mettere nel boccale la farina di mandorle, la fecola di patate, l'amaretto di saronno e la vanillina. Ed azioniamo il bimby per un minuto a velocità 4. Il composto è pronto. Trasferire in uno stampo con un'apertura a cerniera del diametro di 24 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 45-50 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta di mandorle. Grazie e alla prossima ricetta!